Eccoci qua, ben ritrovati in Fuori Programma, ben ritrovato Don Pasquale, buona domenica. Buona domenica a te, ancora buona domenica a tutti. Siamo carichi? Abbastanza, stamattina sì. Anche se il periodo un po' pastoralmente parlando, mi dicevi che è un po' calmo, tranquillo. Un po' tranquillo. Periodo tranquillo, adesso ci stiamo preparando alla Quaresima, abbiamo appena lasciato il tempo di Natale, quindi sì. Un mese di ordinarietà. E dopodiché veniamo rilanciati di nuovo a partire dal prossimo mercoledì delle ceneri, il 26 febbraio quest'anno, di nuovo nel tempo forte della Quaresima. È vero, ci siamo quasi. Ci siamo quasi. È ordinario questo tempo, ma lo abbiamo sempre detto anche nei nostri precedenti incontri, nell'ordinarietà poi insomma si trova lo straordinario. È un tempo fortissimo il tempo ordinario, conosciamo i tempi forti, ma a me piace pensare al tempo ordinario come un tempo fortissimo, in cui è ancora forse un po' più difficile capire e discernere i passaggi di Dio nella nostra storia, però ce la faremo, non siamo da soli. È vero, non c'è bisogno sempre di cose forti, diciamo eventi forti per farci soffermare, riflettere, eccetera, eccetera. Insomma, quante gioie quotidiane abbiamo, insomma, sicuramente si spera siano tante. Una di queste è il nostro amico che torna in questa puntata con il suo caffè, Paolo Pugni. Un caffè dal titolo, o meglio, dall'hashtag Gioia Quotidiana, inventata da questi amici che si trovano virtualmente in rete. Come il caffè, insomma, come il caffè. Quotidiana come il caffè. È vero, ascoltiamolo insieme. Buongiorno, buongiorno e buon caffè. Quante volte abbiamo visto dei post o dei tweet, delle uscite, o magari alla macchinetta del caffè in ufficio abbiamo sentito dire qualcuno mai una gioia, quante volte? Sicuramente troppe. Per questo voglio dedicare questo caffè a un amico, a una persona che stimo tantissimo, una persona squisita, di grande genialità, di grande carattere, di grande temperamento, di grande affetto, di grande generosità, Massimiliano Carriera. Infatti Massimiliano ha avuto il coraggio di infrangere questa mug, questo mai una gioia, che è un ritornello quotidiano di disperazione, anche se vuole essere una battuta qualche volta, anche se vuole essere così una presa in giro, ma alla fine finisce per gettare un'uggia, per gettare una cappa dappertutto, ha voluto ribaltarla con una proposta di un nuovo hashtag, GQ, Gioia Quotidiana. Anche oggi c'è una gioia quotidiana e quindi vale veramente la pena di ricordare al mondo che si può trovare una gioia quotidiana. L'invito è proprio quello. C'è stato chi tempo fa ha cominciato a fotografare e a pubblicare dei post ogni giorno con una ragione per essere felice al giorno, ma probabilmente ce ne sono molte di più, e questa gioia quotidiana che ci fa tornare la voglia di sorridere in ogni circostanza, vale proprio la pena di ricordarla. Guardate per esempio questo meraviglioso cielo, non è una gioia? Ma c'è molto, molto che vale la pena di sottolineare in questa bellissima idea di Massimiliano, che vorrei proprio ringraziare per aver lanciato con coraggio questo hashtag, perché tendenzialmente è un cambio di mentalità. E al netto di tutto, nello smettere di lamentarsi, anche fosse soltanto per divertirsi, anche fosse soltanto per ironia, per sarcasmo, ma smettere di lamentarsi di qualunque cosa, smetterla di guardare soltanto il lato oscuro, il lato negativo delle cose, e dedicare del tempo e dell'energia a raccontare, a trovare, a raccontare quello positivo. Ecco, io credo che oggi ci sia proprio bisogno di questo. Siamo in un mondo in cui c'è sufficiente negatività, in cui c'è sufficiente dolore e disgrazie, e non c'è bisogno di qualcuno che ce lo ricordi continuamente, non c'è bisogno di qualcuno che ci scherzi sopra, di fatto aumentandolo. C'è bisogno di qualcuno che, come Massimiliano ci sta insegnando, abbia il coraggio di raccontare agli altri il diario della felicità, il diario della gioia, che almeno c'è una ragione per sorridere al giorno, almeno una, ce ne sono infinite, ma una, ed è una che voglio ricordare, che voglio scrivere qui, che voglio condividere con voi, non per far vedere quanto sono bravo, ma per far vedere che la speranza ha ancora spazio in questo mondo, e mi sembra una bellissima idea. Insomma, andiamo controcorrente con questo gioia quotidiana al posto di mai una gioia, che solitamente insomma si usa anche nel linguaggio giovanile, no? Quando si scherza. Quando si è anche quasi disperati, ma è vero, lo si fa spesso anche per scherzare tra amici, ma poi alla fine
si scopre, pensandoci un po' di più, che dietro questa espressione c'è veramente un mondo da scoprire, a volte un mondo fatto di tristezza, fatto un po' di depressione, da cui dobbiamo uscire fuori necessariamente, perché il Signore moltiplica la gioia, lo abbiamo ascoltato anche in qualche prima lettura del profeta Isaia durante il periodo di Avvento, hai moltiplicato la gioia, la presenza del Signore moltiplica la gioia nella nostra vita, che è un po' partecipazione a quello che è Lui. Lui è vita trinitaria, ciascuna persona nell'incontro con l'altra persona, con la P maiuscola, moltiplica la sua gioia, che è una gioia di dono, una gioia di condivisione, e quindi condivisione anche con noi. Un cristiano deve essere contento. Papa Francesco ce lo ricorda sempre, va contro quei cristiani musoni. Contro i musoni, contro quelli che non riescono a trasmettere la gioia di aver incontrato Gesù. Invece il mondo ha bisogno di questi testimoni contenti, di aver incontrato, di aver incrociato lo sguardo del risorto, che è risorto e quindi ha un surplus di vita da darci, un surplus di gioia da offrirci. Un segno distintivo. E allora, alcuni di questi sono proprio Paolo Pugni, Massimiliano Carriera, che ringraziamo per questo hashtag che ci ha fatto, insomma, rimpolpare la puntata di Fuori Programma, e li trovate tutti sui social perché sono amici virtuali, ma molto, molto veri. Allora, passiamo ad un altro amico virtuale, Don Giovanni, benvenuto, che quest'oggi ci parla di comunicazione di coppia. Ci piace soffermarci spesso, lui lo fa sovente, insomma, sulla comunicazione, cioè ci sono modi e modi di parlare, parole, insomma, attente da usare con chi abbiamo di fronte. In questo caso ci fa un regalo, meglio, fa un regalo alle coppie. Abbiamo da poco festeggiato anche la festa degli innamorati, la San Valentino, è vero. La festa dell'amore, insomma, però l'amore dovrebbe essere così per 365 tutti giorni l'anno. Tutti i giorni, 366 nei bisestili. Ah, giusto. Quest'anno è bisestile. Abbiamo un giorno in più per vivere l'amore. Allora, ascoltiamo i consigli che vengono direttamente dal suo blog, Comunicare il sorriso, a proposito di sorriso, di Dio. Due sedie e 30 minuti. Ti bastano soltanto queste due cose per fare un regalo incredibile al tuo partner, a tua moglie o a tuo marito. Non parliamo più. Credo che tante coppie abbiano fatto questo pensiero ad un certo punto della loro storia, anche senza pensare a un momento di crisi vera e propria. E credo che trovare il tempo per parlarsi e per ascoltarsi non sia sempre scontato, e questo a lungo andare può portare delle difficoltà. Certo, il lavoro, i figli piccoli, i genitori anziani, impegni extrafamiliari possono a volte essere un motivo per cui si fa più fatica a trovare il tempo di parlarsi e di ascoltarsi. Ma a volte può essere la fatica stessa del dialogo che porta ad impegnarsi al di fuori in tante cose, quasi a voler rimandare quel momento in cui ci si troverà faccia a faccia per confrontarsi in modo profondo. Ma adesso non ci interessa né approfondire le cause, i motivi profondi per cui a volte la coppia non riesce a dialogare, né tantomeno ci interessa chiederci di chi sia la responsabilità. Credo che l'importante sia un po' questa consapevolezza che tutti quanti, credo, abbiamo. Il dialogo, l'ascolto, il mettersi l'uno di fronte all'altro è un momento molto importante, fondamentale per ogni coppia. Quindi, questa sera, oppure appena possibile, dopo aver cenato, mettete insieme in ordine la cucina, mettete i figli a letto, spegnete la televisione. Prendi il cellulare, silenzialo, portalo in un'altra stanza. Prendi due sedie, mettile l'una di fronte all'altro e invita il tuo partner, tua moglie o tuo marito a sedersi proprio di fronte a te. Di fronte a te, in modo che possiate guardarvi negli occhi. E poi prova a dirgli o a dirle: dai, raccontami un po' la giornata. Com'è andata oggi? Soprattutto, come ti senti? Oppure chiedigli che ti racconti di quel problema difficile sul lavoro che tanto lo preoccupa. O magari chiedi a lei che ti parli di quel rapporto difficile con quell'amica che la rende tanto pensierosa. Poi però fai una cosa: ascolta. Ascolta
E basta, non giudicare, non interpretare, non incolpare, non desumere, non proporre soluzioni, non consigliare. Ascolta e basta. Se necessario chiedi per capire meglio, ma poi lascia soltanto che ti racconti. Certo, non sempre basta soltanto ascoltare. A volte ci vuole anche un consiglio, un aiuto, un sostegno, perché no, a volte anche una scrollata. Ma credo che mai e poi mai dovremmo farlo senza prima aver ascoltato in modo veramente profondo, con cuore, con mente aperti, con il gusto di ascoltare, con il gusto di regalare all'altro il piacere di sentirsi veramente ascoltato. Ah, e visto che tutto sommato si tratta di un regalo economico, cerca di farlo spesso. Anche perché un regalo del genere non è soltanto un regalo che fai a lui o a lei, è un regalo che fai anche a te stesso e alla vostra coppia. Eh sì, grazie Don Giovanni, come sempre andate sul suo blog Comunicare il sorriso di Dio, un bel regalo da farsi. Beh, le coppie specialmente. Discendevolmente. Le coppie specialmente, il dialogo che è questo elemento fondamentale, il dialogo significa travasare nel cuore dell'altro quello che si pensa, quello che si è profondamente. Papa Francesco ci dice che tre sono i fondamenti, i pilastri un po' del dialogo tra marito e moglie: permesso, grazie e scusa. Sì. In tre parole ha condensato veramente tutto, che un po' risponde a quello che la lettera di Giacomo dice a tutti i cristiani: non tramonti il sole sulla vostra ira, perché così altrimenti si dà occasione al diavolo. Invece durante il giorno ci si può anche lanciare addosso tutto, si possono rompere i piatti, rompere i bicchieri, dice proprio Francesco, ma mai andare a letto senza essersi prima riconciliati. Sì. È vero, questi sono consigli preziosi che vi dà Don Pasquale Pio e che Papa Francesco arrivano da Papa Francesco. Allora, grazie Don Pasquale, noi finiamo qui, ma fuori programma continua, perché io, sai, durante la settimana ho fatto qualcos'altro, insomma, ho incontrato diverse persone come Daniela Del Zotti e Marco Del Rosso, che ha una bellissima iniziativa quest'ultimo da presentare, un bel corso per i giovani che vogliono, ecco, che cercano un lavoro, che vogliono pensare al futuro, riguarda il turismo religioso, quindi delle guide turistiche tra virgolette specializzate nel turismo religioso. E poi con Daniela Del Zotti, che tu conosci bene, che io conosco, quindi avremo, sì, questi incontri fuori programma, in fuori programma. Grazie a te, buona domenica, ci ritroviamo la prossima settimana. Grazie a te ancora, grazie a tutti e buona settimana.